Il dono e la ricerca è il titolo scelto per la manifestazione promossa da FIDAS, ADISCO, ADMO, AIRC e AIL per la sensibilizzazione del dono del sangue, che si svolgerà sabato e domenica presso il centro commerciale d'Abruzzo Ipercop di San Giovanni Teatino. Associazioni che operano nel settore della raccolta del sangue e della ricerca scientifica, tutte insieme per un progetto che tende a creare la coscienza del donare. Simonetta Ferri, presidente della FIDAS di Pescara, l'associazione donatori di sangue che può vantare oltre 6.000 donatori. Si tratta di portare in un luogo che normalmente è deputato al consumismo, al commercio, ma anche un fenomenale punto d'incontro per giovani, per famiglie, quindi nel centro d'Abruzzo, l'Ipercop, una due giorni per sensibilizzare le persone, i consumatori, i clienti del centro commerciale all'importanza del dono. Ecco, chi dona sangue aiuta la ricerca. Chi dona sangue aiuta la ricerca. Noi abbiamo esteso la partecipazione a questa manifestazione anche alla DISCO, che è l'associazione delle donatrici di sangue del cordone ombelicale, e all'ADMO, che è l'associazione dei donatori di midollo osseo. E saranno presenti con noi anche l'AIRC, ricerca sul cancro, e l'AIL, l'Associazione per le Leucemie. Quindi il gota della donazione e della ricerca. Il reparto trasfusionale è una delle eccellenze dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, il primario Antonio Iacone. Noi siamo fortemente impegnati in un'attività di ricerca applicata, che significa trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. I problemi sono quelli che riguardano le malattie del sangue, ma non solo, anche in genere le malattie neoplastiche. E in questo il sangue rappresenta un'arma importante, questo da sempre, perché cominciando dalla trasfusione, che è la più semplice misura di terapia, si arriva anche al discorso di raccogliere, educare, trasformare e potenziare l'azione di singole popolazioni cellulari, per esempio mi riferisco ad esempio ai globuli bianchi, che possono essere rese capaci di queste cellule di aggredire il tumore e di sconfiggerlo.